sempre cerco di stravolgere l'ordine naturale delle cose. Secondo me forse è meglio prima raccontare la vicenda, e qui credo che il maestro assoluto è Paolo Cocchi. Questo non ve lo nascondo, secondo me, ed è il motivo che mi ha spinto a scrivere la prefazione di un testo così particolare. Credo che sia il miglior libro inchiesta mai prodotto su questa vicenda. Coraggioso, documentato, non c'è una mezza frase che non troverete su questo libro che non abbia un riscontro negli atti. E la raccolta degli atti è stato, credo, uno degli aspetti più complessi di questa vicenda, perché chi li ha comunque non ha mai avuto piacere a condividerli, o quantomeno questa è l'impressione che emerge, insomma, no? Un po' da questa vicenda, come se fossero stati custoditi gelosamente, paradossalmente anche dai familiari delle vittime. Un po' di voce in più. Ce l'avete? Qui. Non mi sentite? Poco? Adesso sì. No. Ok. Dicevamo, questo è sicuramente il miglior libro inchiesta su questa vicenda, che ci accompagna ormai da 40 anni fondamentalmente, forse anche un po' di più. E ci accompagna perché nessuno, nonostante i molteplici sforzi investigativi profusi, è mai riuscito davvero a trovare una combinazione che in qualche modo facesse quadrare questo cerchio, che di diritto al quadrato non ne volevamo sapere. E lì si è in qualche modo innestata tutta una serie di vicissitudini, personalismi, mettiamoci anche quelli, insomma, no? Probabilmente qualcuno di voi, io ero ancora piccolina, insomma, già avevo abbastanza idee chiare sul mio futuro, e mi ricordo benissimo l'appello che fece, l'appello invito che fece Ruggero Perugini, all'epoca nel 92 se non sbaglio, capo della squadra antimostro, probabilmente un po' scimmiottando, se vogliamo, no? Alcune situazioni che effettivamente avvennero negli Stati Uniti, da parte dei profiler statunitensi, ma probabilmente non con lo stesso tipo di esperienza, con ogni probabilità, fece questa sorta di appello dando del tu a questo mostro e cercando anche di offrire una chiave di lettura di comprensione al suo operato, invitandolo in qualche modo a contattarlo nelle forme più variegate. E in realtà questa è una vicenda che ci parla di una tipologia di personalità completamente diversa da quella che è emersa dagli atti di indagine, e probabilmente questo fu il peccato originale di questa inchiesta. Peccato originale che non si è potuto poi più sanare, perché ormai si era andati troppo avanti sulla strada, e tornare indietro sul profilo investigativo e giudiziario probabilmente era qualcosa che era difficilissimo, sia sotto profilo concreto, materiale, che psicologico per i protagonisti di questa vicenda, operare. Ecco perché oggi, nel 2016, siamo ancora a parlare di un caso che la stragrande maggioranza degli italiani, anche di coloro che non hanno un background tecnico scientifico e non hanno competenze particolari, continuano a considerare un caso irrisolto, perché la soluzione dei famosi compagni di merenda non ha convinto nessuno. La soluzione di Pacciani in secondo grado ha avuto sicuramente il merito storico di sollevare una serie di problematiche sulla bontà e la genuinità di tanti aspetti dichiarativi, perché poi questo è un caso che si basa principalmente sulla testimonianza del Pucci, di Lotti, soggetto considerato lo scemo del villaggio, pace l'anima sua, non è più tra noi, ma non è che è un mistero, emerge chiaramente dalla lettura degli atti che era un soggetto che nella migliore delle ipotesi era un po' considerato, insomma, un poverino, uno ai margini, insomma, della società, uno con problemi anche di tipo cognitivo, non soltanto psicologico, insomma, quindi un soggetto fortemente suggestionabile e non particolarmente credibile, almeno dal punto di vista psicologico investigativo, diviene la colonna portante dell'accusa. Perché? Perché in alcune, su quattro dei delitti, però attenzione, non su tutta la serie, su quattro, comunque già un'inchiesta è monca da questo punto di vista, perché lui si colloca in queste sue farneticanti testimonianze che sono palesemente sconfessate anche da dati di tipo diciamo di realtà, di dati oggettivi, si colloca sulla scena del crimine. E quindi l'obiezione che in qualche modo muove, no, l'accusa è: ma come fa a non essere credibile una persona che si colloca nella vicenda, quindi in qualche modo si attribuisce delle responsabilità, seppur chiaramente in maniera assai ridotta rispetto all'omicidio proprio vero e proprio. Questo è l'aspetto forse cruciale di questa storia, unitamente al dato scientifico che in questa vicenda non è stato rispettato. Paolo Cocchi, ripeto, ha il merito di aver esteso l'analisi di natura entomologica anche alla salma del compagno, insomma, del partner maschile.
maschile della coppia di francesi, l'ultima coppia attribuita al mosso di Firenze. Ma in realtà all'epoca dei fatti c'era già stata una prima valutazione entomologica sulla donna, sulla parte femminile, a carico proprio dello sviluppo larvale dei vari insetti, in particolare dei ditteri trovati sul corpo di questa signora, e già all'epoca, voglio dire, la fece non proprio l'ultimo degli ultimi, parliamo del professor Introna, un'autorità indiscussa in ambito medico-legale e in particolare in ambito entomologico, anzi, probabilmente è colui che ha portato l'entomologia in Italia, no? Come studio forense, e che diceva che rotondo la collocazione temporale del delitto non può essere quella in qualche modo acquisita dagli inquirenti, e retrodatava fondamentalmente il delitto ad almeno 24 ore prima, non qualche ora prima, il giorno prima. E questo elemento di per sé travolge completamente le dichiarazioni dell'otto, completamente, cioè lo rende totalmente inaffidabile sul punto fondamentale, cioè quando sarebbe avvenuto l'ultimo duplice delitto. Capite bene che venendo giù questa parte di credibilità dell'Otti è un effetto domino che travolge inevitabilmente tutte le altre dichiarazioni. Da qui, secondo me, sarebbe interessante ora raccontare questa omicabile storia, perché non sappiamo neanche con precisione quanti delitti ha commesso il mostro, perché sul primo ci sono serissime perplessità sulla credibilità del primo delitto della serie attribuito al mostro di Firenze. Quindi abbiamo ancora molte cose di cui discutere su questa vicenda, e il libro ha l'indiscutibile pregio di accompagnarci in questo viaggio anche nel dubbio, che oggi credo sia già qualcosa di prezioso fondamentalmente, no? In un'epoca in cui chiunque dotato di un PC o di una tastiera o di uno smartphone può vomitare tutte le sue presunte certezze, avere qualcuno che ci parla di dubbi e ce li ancora a degli elementi oggettivi, direi che già questo merita sicuramente la lettura di questo testo. Passo la parola a questo punto a Paolo Cocchi, che ci racconta un po' questa vicenda, e poi magari ci raccontiamo un po' gli aspetti di perplessità. Io vorrei entrare nel merito del profilo, ma dopo che la storia è stata raccontata. Certo. Grazie Roberto. Buonasera a tutti. Perché parlare, innanzitutto volevo chiarire questo aspetto, perché parlare ancora del mostro di Firenze? Una serie di delitti mai avvenuti in Italia, d'accordo, dal 68 all'85, siamo nel 2016, perché ancora trattiamo questo argomento? In parte l'ha spiegato Roberta, perché le sentenze su questi presunti colpevoli sono parziali, quindi riguardano solo degli omicidi e non tutti. Ma soprattutto perché il caso è aperto, attualmente aperto, quindi ci sono delle indagini in corso. È incredibile, ma dopo 50 anni ancora è aperto il caso del mostro di Firenze. Perché? Perché comunque queste sentenze non hanno assolutamente dato una risposta plausibile per molti, per la maggior parte che studiano questo caso, a questa vicenda. Quindi io il tutto partì da un reportage che feci lo scorso anno in TV, e che appunto, come diceva Roberta, andava sull'ultimo delitto del mostro del 1985, dove già c'erano seri dubbi sul giorno dell'omicidio. Le condanne a Pacciani e quelli che voi sapete erano i colpevoli, perché le TV nazionali, la maggior parte delle TV nazionali, li hanno raccontato, e sarebbe stato l'8 settembre, la domenica, mentre già all'epoca c'erano dei dubbi già del medico legale che indicava quantomeno il giorno prima. Io cosa ho fatto? Ho ripreso tutta la documentazione, sia fotografica che gli esami autoptici, e ho fatto rivalutare da altri 3 medici legali e 3 entomologi, con nuove tecnologie, con nuovi metodi, per cui dopo 30 anni si è arrivati a dire con certezza che il giorno di quell'omicidio lì non era la domenica. Questo che cosa significa? Significa, come diceva Roberta, che il testimone che l'unico elemento, il testimone che si autoaccusa, sul quale le sentenze si basano, ha mentito sul giorno
e quindi conseguenzialmente quell'omicidio non è avvenuto quel giorno, il testimone è mentito. Questo in sostanza. La storia del mostro di Firenze, io credo, per sommi capi, credo che tutti voi la conoscono. C'è stata fatta una fiction, sono stati fatti molti libri in passato, quindi è una storia molto conosciuta. Ma adesso si indaga ancora. Un altro elemento, poi nel libro lo troverete, tutta una serie di elementi di carattere testimoniale che dimostrano che questa persona che si autoaccusò per, insieme a Pacciani, ha mentito, ce ne sono tanti, perché noi abbiamo riportato tutte le trascrizioni dei verbali, dei processi, degli atti, e poi il lettore si fa un'idea, ma comunque credo che sia palese, sia sensato poter affermare che questo testimone ha mentito. Marina Baldi, che ho chiamato qui, ringrazio per la sua partecipazione, perché lei è genetista. E perché una genetista? Perché sull'ultimo delitto, parlavamo appunto nel reportage televisivo, molto probabilmente l'assassino potrebbe aver lasciato delle tracce, no? Allora, intanto ringrazio per avermi ricordato. Io quello che dice Antonia l'ho vissuto, perché purtroppo, essendo, diciamo, non proprio giovanissima, questi delitti li ho vissuti come chi più o meno della mia età, mano a mano che crescevamo. Ed in effetti io riscontro quello che lei diceva, perché eravamo tutti noi ragazzi terrorizzati ad appartarci col fidanzatino di turno, perché ormai si era creata una specie di paura generalizzata, per cui il posto non era solo Scandicci, ma era qualsiasi località che fosse appartata. Quindi devo dire che io non mi sono mai approcciata questo è stato il primo delitto mediatico, se vogliamo, no? Per cui con diversi mezzi rispetto a quello che abbiamo oggi, sì, no? È il primo delitto mediatico moderno. Io non mi sono mai approcciata a questo caso proprio perché comunque avevo un certo tipo di ritrosia dovuto a questo fatto di aver vissuto male questa vicenda. Poi invece con Paolo ho cominciato a dare un'occhiata alle carte. Devo dire che effettivamente questo è un libro bellissimo, perché come fosse proprio l'enciclopedia, la Treccani del mostro di Firenze, cioè ci sono tutti i documenti necessari per capire che cosa è successo realmente. Ed in effetti, occupandomi di Borghese, dobbiamo dire che, soprattutto in quest'ultimo delitto, le possibilità, certo bisogna vedere come, ma le possibilità di trovare qualcosa ci sono. Un esempio fra tutti, proprio recentemente, mi dispiace che Armando Parmigiani se ne sia andato, perché con lui abbiamo discusso di questa cosa, è stato risolto, se vogliamo, no? Un vecchissimo delitto del 75 a Napoli, che è la strage di via Caravaggio. Cioè questi reperti erano stati conservati perfettamente, sono stati analizzati in questi anni e hanno dato il profilo del DNA dell'assassino, che non può essere neanche più processato perché fu già processato e assolto e anche preso un risarcimento in via definitiva, quindi per il principio del ne bis in idem non può essere riprocessato. Però comunque questo ci dice che il reperto, se ben conservato, se ha un significato di tipo investigativo, può essere veramente fondamentale. Qui la possibilità c'è, finché non si prova non si può sapere se questa possibilità sia veramente reale, però se vogliamo ci sta una tenda piena di sangue, questa persona per aggredirgli deve aver manipolato la tenda, ha inseguito il ragazzo, lo ha attinto con una serie di coltellate, eccetera eccetera, quindi insomma diciamo che la possibilità di trovare qualcosa c'è. Ce lo faranno fare? No. L'argomento no, e questo è il problema, perché poi c'è anche da dire che questa è una cosa che noi scontriamo spessissimo: i vecchi casi non interessano più a nessuno, perché ormai sono tutti morti, per esempio, per cui quando noi andiamo a proporre di aprire di nuovo un caso ci dicono che vabbè ormai, però questo è un peccato, perché in effetti invece anche la realtà storica magari di dare dignità a delle persone.